17 contadini. Ma non vi raccordo delle... Hanno deciso quel giorno lì di non vendere tutto allo Stato, di tenersi i prodotti e venderseli a mercato libero, rischiando la pena di morte. Hanno visto che invece guadagnavano di più i maoisti, hanno visto che c'era il business e hanno fatto il moderno capitalismo. Infatti il capitalismo che non prevede la democrazia, il capitalismo è quello cinese, perché sopra ci sono di nuovo i vecchi maoisti che sembravano morti. Questo sistema è collassato, ne dobbiamo cercare un altro, sognare altre cose, ma andiamo a vedere gli altri. Vai a Vancouver, vai a Bogotà. Cazzo, Bogotà era famosa per gli omicidi, per gli stupri, per la droga. Vai lì, hanno fatto un piano, ci è andato un pazzo governatore della città, un sindaco, ha messo verde, ha fatto impianti per il trasporto pubblico meravigliosi. Andate a Curitiba, nel sud della Spagna, nel sud del Brasile, è messo come la città con la più bella mobilità urbana del mondo, a Curitiba, 2,5 milioni di persone. Ma voi siete in pochi! Siete in pochi, non potete vivere sulle scarpe. Quante cazzo di scarpe dovete mettervi? Allora, ormai il Made in Italy è una vergogna. Assemblano pezzi di roba fatta dall'altra parte del mondo. Fanno delle società in Cina con delle società trading che comprano i pezzi, assemblano qua e poi ci scrivono Made in Italy. Noi dobbiamo riportare le aziende qua, sovvenzionarle qua, non mandare via le persone. Poi se le scarpe non si vendono, ci si trasforma, le idee ci sono, la Kodak è andata in fallimento perché non aveva dei quarantenni, aveva un settantenne amministratore delegato, perché la Kodak ormai con Flickr, le fotocamere, le cose non vendeva più. È fallita la Fujifilm, che era la sua concorrente, infatti si è riciclata, non fa più quello, fa pellicole per i televisori LCD e con tutte le sostanze chimiche che aveva per la fotografia, 200,000 sostanze chimiche, fa prodotti per la cosmesi e sta andando alla grande. Ecco il cambiamento, potrei portare migliaia di esempi. Andate a vedere a Londra come hanno tolto il traffico un sindaco pazzo, parlo di Kevin Livingstone. Ha tolto il traffico, metropolitane, tassi, carpooling, biciclette, la gente non va più in macchina, perché ha tolto il privilegio dell'automobile sulla città, il privilegio, ha fatto percorsi finti per le macchine, finti. Tu eri in macchina, gira a destra, per il centro, gira a sinistra, arrivavi un muro, cazzo, e stavi lì tutto un pomeriggio, col cazzo che ci andavi dopo. Piste ciclabili di 3 metri, marciapiedi di 4 metri. Mettiamo il verde, allora la città può vivere di una cosa, l'agricoltura, che voi siete i maestri dell'agricoltura. Qui vivete in un piccolo paese che è un piccolo paradiso. Avete il 90% per cui le cose, per cui è giusto vivere. Avete il cibo, avete il vino, l'olio, avete delle cose, avete le donne, vedi? È quello di San Giorgio, quello. Stai attenta. Quindi possiamo veramente fare una cosa. Quindi la politica sono due righe scritte. Possiamo veramente cambiare con le rinnovabili, col cemento zero, non mettere 22 miliardi in una TAV a debito, togliersi questo project financing dai coglioni, il project financing con cui fanno questi amministratori, fanno le costruzioni, questi vergognosi, è stato inventato negli anni 80 da Cirino Pomicino ha inventato il project financing, uno psichiatra che era in cura con se stesso. Bene, quando è stato ministro del tesoro Cirino Pomicino, il debito è aumentato del 50%, è stato il più grosso aumento della storia della Repubblica, e poi c'è stato Amato che ci ha tassato, ci ha preso i conti correnti, ve lo ricordate? Bene, la spesa pubblica con Cirino Pomicino è aumentata del 40%, sapete chi era il suo consigliere finanziario per quegli anni lì? Monti, ecco chi era, Rigor Monti, un esorcista al contrario, cazzo, invece di esorcizzare i carnefici esorcizza le vittime, quello che fa il lavoro sporco, farà la fine di padre Melling con un infarto sotto un lampione di notte. E allora, basta questi governi, ripensare una banca,
ripensare una banca, che cos'è una banca? Una banca che deve agire sul territorio, non fare bilanci, comprare legge found e fare derivati. Un comune, deve diventare un comune. Questi qui non sono amministratori, c'è il sindaco, c'è un amministratore delegato che gioca in borsa, che compra i derivati, che vi indebita. Sono buoni tutti a debito a fare le cose. Tanto qualcuno li pagherà quel ragazzino lì che continua a ridere perché è incosciente. Allora, amministrare il bene pubblico è semplice. Ci sono i soldi, sì, ci sono i progetti, facceli vedere quanto costa, chi fa i lavori e si fanno. Se non ci sono i soldi non si fanno. È semplice la politica, non è complessa. Lasciate andare gente laureata, ingegneri, avvocati, c'è anche uno spacciatore. Perché ci dobbiamo tenere anche un po' su? Ognuno porta la propria esperienza, con la vostra. Tu che mestiere fai? Tu che mestiere fai? Eh? Tu che mestiere fai? Sì, non ti ricordi? A questi punti, come? Il cassiere, quindi il cassiere di cosa? Il cassiere. E allora potresti essere molto utile tu, hai capito? Allora ognuno col proprio lavoro, la propria esperienza, che la porta dentro alla lista. Il nostro programma è work in progress. Adesso pensiamo alla città, poi penseremo se saremo in Parlamento. Ma io sono sicuro, ragazzi, sono sicuro che noi adesso, vi faccio questa confidenza, venite avanti, vieni qua. Vi faccio questa confidenza. Siamo partiti 3 anni fa, questi partiti sono morti ma hanno 50 anni, no? Pensate un attimo com'è già storia. Berlusconi, pensate, ma sembrano anni. E mo l'ho visto lì seduto che guardava il Milan così, da quando si occupa del Milan. Il Milan va malissimo perché porta una sfiga, ma sembra preistoria, è vero o no? Quindi guardate che la storia va veloce. Guardate, il Belgio è stato 2 anni senza Parlamento, il Belgio non è mai andato così bene, hanno aumentato il PIL, la gente era felice, e chi vota? Tanto me ne frega chi vota, va benissimo. L'Islanda, erano dei problemi pazzeschi, 2 banche straniere, non islandesi, hanno fatto fallire il Fondo Monetario, gli ha prestato i soldi e poi ha detto agli islandesi, ce li restituite con interesse a 100 euro, a 100 corone o dracone, non so cosa hanno, al mese, tutti. Allora, dato che il loro Presidente della Repubblica ha telefonato al nostro Napolitano, ha detto cosa devo fare, no, non era fortunatamente uno come Napolitano. Ha detto, io non posso permettere una cosa così col mio popolo. Sarà il popolo a decidere, porca puttana, una volta. E hanno fatto un referendum, il popolo ha detto di no, hanno chiuso le banche, le hanno statalizzate, hanno mandato a fanculo i banchieri, non hanno pagato il debito e in questo momento il popolo islandese si sta riscrivendo la Costituzione, i cittadini in questo momento. Al Parlamento tedesco c'è un partito che si chiama i Pirati, sono al 10% quasi, il mondo sta cambiando alla velocità della luce. E noi che cosa parliamo di questi morti qui? Che cosa fanno? Ecco qual è il momento è questo. Noi siamo partiti 3 anni fa, il giorno di San Francesco. Anche San Francesco era ricco, e allora? E io sono miliardario, me lo menano così, che io sono nato in un quartiere popolare, io vi devo raccontare la mia storia, non mi voglio lamentare, ma il fatto che io ho lavorato 40 anni, ho 65 anni, 40 di attività, non ho mai preso una lira da nessuno se non con un biglietto d'ingresso, cioè portarmela, sul blog vendo qualche libro se me lo comprate, ma dato che non me lo comprate, io verrei giù e vi darei dei pugni sulla faccia. Allora, io sono nato in un quartiere povero, normale, mio papà era artigiano, mia mamma una casalinga, un fratello, sul mio ballatoio stavo insieme da piccolo con Donato Bilancia, se ve lo ricordate, un serial killer, ma non vi racconto delle palle, ha fatto 17 omicidi. E io quando uscivo di sera, mia mamma mi diceva, se rientri tardi fatti accompagnare da Donato, se no sono tranquillo. Io ho passato questa infanzia qui, non mi fa paura più niente.
questa notizia, tenetela per voi, per piacere. Tenetela per voi. Adesso, senza televisione, senza zampa, noi non esistiamo. Chi striscia non inciampa. Cioè, parlo di quello di Porta a Porta, come si chiama? Vespa, chi striscia non inciampa, fa i sondaggi e si dimentica il nostro movimento. Tutti che fanno finta non parlano di noi. Però alleggiamo sopra. Ma vedi che proprio chi è quello e cambiano discorso. Una cosa vergognosa. Bene, vi dico che noi oggi con la Lega che è andata giù, noi da adesso, ma non ditelo in giro, state zitti, siamo già adesso la terza forza politica del paese. Ma sì, no, fate finta di me. E se andassimo alle elezioni, cosa che dubito, perché si dovrebbero fare, perché la gente dice come non si fanno, le sposteranno, ve lo dico io, perché ti faranno i sondaggi e diranno ma il popolo italiano è contento di Rigor Montis, è contento, il paese va benino, e allora noi stiamo bene così, perché dobbiamo andare alle elezioni, perché sanno che se vanno alle elezioni sono finiti, hanno delle percentuali dal 22, 21, 20, 19, vanno giù, stanno andando giù, 40% di gente che non va a votare è indecisa, se questo 40% ne prendiamo una metà noi, perché ci conoscono e ci danno il voto, noi rischiamo veramente non di prendere l'8 o il 10, ma di prendere il 25, il 30 e andare al governo loro, ma pensa a te, porca puttana! Ma non l'ho trovato una cosa meravigliosa, e se loro andranno al governo io dovrò espatriare, lo so già, se la prenderanno con me. Un abbraccio a tutti e una cosa importante, una X sul simbolo, senza nomi, non vi sbagliate, ci sono sigle finte, ci sono gli amici di Grillo, i grilli parlanti, i grilli scorreggianti, state molto attenti, il no Grillo, no Euro, Grillo. Hanno fatto liste con il capolista che si chiama Beppe Grillo, proprio Beppe Grillo. Cazzo, state attenti, il simbolo che dovete votare è quello con le 5 stelle, quello lì che si accartoccia sempre con tutte le volte che lo dobbiamo far vedere, una bandiera, aprilo. È questo qua, il simbolo rosso con le stelle gialle con scritto Movimento 5 Stelle. Quindi va bene, una croce lì e basta. Se volete impegnarvi. Se no non date il voto, andate... Fate quello che volete, se non date il voto al Movimento 5 Stelle non succede niente. Io tornerò qua e vengo a prendervi a casa vostra, uno per... Un abbraccio a tutti, viva le Marche, viva le Marche. Sigla!